E se ci pensate, non andare al voto per difendere la democrazia è un controsenso incredibile. Se noi vinciamo gli europei e non scioglierà le camere Napolitano, che è un presidente politicamente indecente, devo mettere politicamente, se no vengo accusato di vilipendio, noi gli chiederemo gentilmente di scendere a Roma in 1 milione, di circondarlo in Quirinale, circondarlo pacificamente, di circondarlo e di chiedere a gran voce di sciogliere le camere e di indire nuove elezioni politiche. Ma questi sono capaci davvero di dire, se il Movimento 5 Stelle dovesse vincere e le vincerà le europee, di dire per difendere la democrazia non si può votare per i prossimi 25 anni. Sono capaci di farlo, li vediamo in faccia, sono capaci di tutto. Questa è gentaglia, lì in Parlamento c'è la gente che sa, o magari anche responsabile, chi sa, degli omicidi di Falcone e Borsellino. Gente che sa che ha fatto la trattativa Stato-mafia, metteteveli in testa. Questo è l'ambiente che noi frequentiamo quotidianamente. Questo non è facile, vedere la Santanchè tutti i giorni, quando viene Gaspar, non è facile, aiutare, non è facile. Penso, e concludo veramente, che abbiamo tutti gli elementi informativi, la rete, stiamo nelle piazze, andiamo anche in televisione, c'è Luigi De Maio che è eccezionale, poi io preferisco stare nelle piazze, sugli scivoli, dovunque, perché mi sento più me stesso qua. Perché in televisione non è facile, mi viene la lady crisi di ansia il giorno prima, cioè non è facile quel meccanismo, mi inquadrano mentre mi gratto, mentre mi calo con i calzini, mia madre mi dice che calzini ti sei messo, dovevi mettere degli altri calzini, perché funziona così. È terribile, non è facile il sistema televisivo, al costo di tua apposta per fottere l'inesperto. Poi io ci vado, ci andrò, però preferisco stare nelle piazze, però stiamo dovunque. Dovunque, ci potete trovare dovunque, basta che iniziamo pure a disprezzarlo sto divano, sto telecomando e a scendere, a riprenderci luoghi pubblici come questa piazza. Si sta molto meglio se ci risentiamo poco. Abbiamo tutti gli elementi per poter cambiare una visione. Chi lo vuole fare, lo fa. Chi non lo vuole fare, legittimo, ma come disse Dante, che a causa di un terzo male, pianga se stesso. Grazie a tutti, grazie. Come? Ah, non so, c'è Repubblica che vi rassicura, sto scivolo è abusivo, io c'entro qualcosa con i costruttori. Prego.